Io sono Zaccaria Sgigli, sono un laureato all'Università di Pisa. E sì, Fabiano, sicuramente uno dei temi che conosco bene, che ho approfondito anche parlando con i piccoli azionisti, è quello legato all'aeroporto di Pisa. Beh, se pensiamo, no, un punto che contraddistingue la nostra lista è il no alla pista parallela a Peretola. Soprattutto l'aeroporto di Firenze è messo in una posizione infelice, stretto tra i Brozzi e poi Sesto Fiorentino. Inoltre, col passaggio dell'autostrada accanto, che ora dicono anche con l'allargamento alla terza corsia, lo spazio si stringe ancora. Insomma, con questo percorso che a Firenze vuole accentrare tutto e accentrare in quella zona, no? Stanno parlando anche di costruire il nuovo stadio della Fiorentina, la cittadella viola, per il nuovo sviluppo di Sesto Fiorentino. Beh, la strada migliore che rimane per la zona, come lì sicuramente, è lo sviluppo del Parco della Piana, lo sviluppo del polo tecnologico universitario di Sesto Fiorentino. E oggi diciamo, sull'aeroporto ci sono state due grandi questioni che hanno influenzato in negativo. Una è stata la privatizzazione, no? E la fusione delle due società. Ricordiamo, gli unici aeroporti che in questo momento in Italia sono in attivo sono quelli, la maggior parte è pubblica, l'aeroporto di Marconi di Bologna, ad esempio. E inoltre, insomma, a Pisa, quando sono andato a parlare con i piccoli azionisti, cioè, mi hanno spiegato tante cose, mi hanno detto che possiamo cercare, anche essendo aeroporto militare prestato a civile, comunque cercare una sponda di dialogo con il Ministero della Difesa. E quindi sarà uno dei punti su cui, concentro anche le mie forze e per cui mi spenderò.